Non abbiamo avuto un atteggiamento pregiudiziale in commissione, questo ha dato luogo anche a dei risultati, eppure oggi io credo che ci sono ancora tre importanti problemi, tre forti discriminazioni che permangono in questo testo e che noi ci auguriamo possano essere ancora migliorate. Intanto discriminazioni tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato. Qui c'è una vasta normativa europea, dalla sentenza della Corte europea del 13 settembre del 2009 alla direttiva 70 del 99, ma in questo provvedimento non abbiamo soltanto discriminazioni tra lavoratori con diverse tipologie contrattuali, abbiamo anche discriminazioni tra precari e, non so come definirli, precarissimi, tra poveri e poverissimi, tra precari di serie B e precari di serie C. Addirittura, quindi, a seconda della graduatoria nella quale si sta, si hanno dei diritti o non si hanno. E poi, io credo, anche un rischio di discriminazione tra regioni. Questo provvedimento crea il rischio effettivo che regioni più attive e ricche riescano a fare ciò che invece regioni più povere, più in difficoltà, non riusciranno a fare. In particolare le discriminazioni, io credo, le troviamo nel comma 1. Dicevo, discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato. Noi nel comma 1, lo ricordava il collega Miglioli, troviamo un impedimento tassativo, perentorio, tale per cui il contratto a tempo determinato non può in alcun caso essere trasformato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Penso che mai nel nostro ordinamento, ma credo in nessun ordinamento europeo, ci sia stata una norma espressa che in modo così tassativo e perentorio impedisse la trasformazione da un tipo di contratto a tempo determinato a un tipo di contratto a tempo indeterminato. Vorrei anche dire che neanche il ministro Brunetta, che conosciamo per la sua violenza, diciamo, rispetto ai precari della pubblica amministrazione, neanche il ministro Brunetta è arrivato a tanto, a scrivere una negazione perentoria della trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. E peraltro, diciamo, ho citato prima la normativa europea che dice esplicitamente che non ci possano essere discriminazioni oggettive per lavoratori che poi di fatto fanno lo stesso lavoro, perché un supplente fa esattamente lo stesso lavoro di un docente di ruolo. E quindi noi invece ci troviamo di fronte a una discriminazione oggettiva, peraltro non per merito, ma non saprei come dire, per caso, forse per tagli, appunto per sopperire a quei tagli che sono stati fatti. Ora, le differenze potrebbero essere giustificate, dice sempre la normativa, europea, da ragioni oggettive. Noi le contestiamo queste ragioni oggettive, leggendo attentamente l'analisi del Servizio Studi della Camera, si nota anche nell'analisi del Servizio Studi della Camera che ci sono delle perplessità rispetto a queste ragioni oggettive, e credo anche che sia molto paradossale che il Governo, per giustificare le disparità, si appelli intanto alla necessità della continuità del servizio, perché qui allora io vorrei rivolgermi all'onorevole Cazzola e all'onorevole Fedriga. Allora, questi lavoratori precari servono alla scuola, non è la scuola un ammortizzatore sociale, perché se servono a garantire la necessità della continuità del servizio, siete voi stessi ad ammettere che servono. E poi trovo anche paradossale che il governo giustifichi le discriminazioni e le disparità appellandosi alla peculiarità del sistema scolastico e alle previsioni costituzionali in materia di istruzione. Noi invece di fatto ci troviamo di fronte a lavoratori